Ciao, sono Marcello Corti e in questo canale parlo della musica che vivo e che faccio e tutto quello che ci gira attorno. Ho realizzato un po' di tempo fa questa breve, che poi è lunga, lezione su Antonio Vivaldi. A me piace un sacco la vita di Vivaldi. Ve lo metto per raccontarvi chi è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Attenzione, è tagliata su ragazzi di 12-13 anni, quindi se trovate delle inesattezze, delle imprecisioni e se non siete soddisfatti dal livello storico, dalla profondità e dalla precisione delle fonti, è perché non è per voi, ma è per dei preadolescenti. Quindi, se vi piace questo tipo di contenuto e volete supportare questo canale, potete farlo attraverso il Patreon di 19,40. Vi metto qui il link, se volete potete andare a iscrivervi e ad accedere a una serie di contenuti esclusivi, tutti un po' fuori di melone, ma estremamente interessanti. Oggi andiamo a scoprire chi era Antonio Vivaldi, un pazzo furioso, un genio anticlassico, un ribelle a suo modo. Allora, siamo a Venezia. Siamo a Venezia a metà del 600. A metà del 600 ci troviamo in questa città che è completamente diversa dalla Venezia che noi conosciamo. Siamo abituati a pensare a una Venezia da cartolina, a pensare a una Venezia turistica, a pensare a una Venezia pulita, curata e a tratti, dico a tratti, profumata. Pensate che la Venezia di oggi è invasa da topi, perché dove c'è l'uomo ci sono i topi. Immaginate nel 1650 come poteva essere Venezia quando la gente, anziché andare al gabinetto e utilizzare lo sciacquone per fare i suoi bisogni, calava le brache e la faceva direttamente nel canale. Venezia era putrida, paludosa. Venezia era una città sporca, le case erano chiuse, poco areate, ma vi dirò di più: Venezia era terra di commercio, era un porto, non più tra l'altro un porto nel massimo del fulgore, nel massimo dell'importanza. Venezia era un porto, era un luogo commerciale che piano piano aveva perso di importanza, erano altri i luoghi del commercio. Di conseguenza, la popolazione era principalmente fatta da mercanti, e là dove ci sono i mercanti ci sono i criminali, e là dove ci sono i criminali ci sono gli orfani, ci sono gli omicidi, ci sono gli assassini, c'è il putridume anche del mondo. Diciamo che Venezia era una città, ma come in tutte le città, laddove c'è marciume, è luogo di prosperità per la bellezza. E qui, nel 1678, nasce il nostro Antonio Vivaldi, figlio di violinista. Suo padre era violinista e barbitonsore, barbiere. Il piccolo Vivaldi, capelli rossi come suo padre, seguiva il padre fin da piccolo nelle prove d'orchestra presso la Basilica di San Marco, eh? Il padre suonava il violino, a Venezia la musica era ovunque, ovunque. E quindi fin da piccolo Vivaldi impara a suonare il violino, probabilmente edotto dal padre stesso. Impara talmente bene che pare che Vivaldi fin da giovane sia particolarmente virtuoso e particolarmente portato per l'arte violinistica, l'arte strumentale. Diciamo che mantenere un figlio nella Venezia nel 1600 è un po' problematico. Ovviamente una delle corsie preferenziali per avere vitto e alloggio garantiti era quella di entrare in seminario, di studiare per diventare prete. Ed è quello che fece Vivaldi. Vivaldi diventò prete all'età di 25 anni, quando ricevette la tonsura, quando gli pelano qua. E pensate che per il fatto che lui aveva i capelli rossi e che era prete, il soprannome di Vivaldi è da sempre appunto il prete rosso. Ma la caratteristica principale di Vivaldi, della sua carriera ecclesiastica, è che lui, a quanto pare, non abbia mai detto messa. Perché? Perché Vivaldi soffriva di un piccolo disturbo, soffriva d'asma. E quindi all'interno delle chiese, che non dobbiamo pensare a areate, profumate e disinfettate come sono quelle di questo 2020 flagellato dalla peste, ma erano chiese con l'aria pesante, i preti vestivano pesanti, di certo c'era qualcuno che nel buio delle cattedrali,
faceva attività sudate, attività sporche, e quindi le chiese erano completamente diverse da come le vediamo ora. Sì, erano luoghi sacri, ma il sacro e il profano non sono mai stati così vicini come quando lo spirito dell'uomo si trovava incarnato in Vivaldi. E oddio, c'è coda. E quindi pare che Vivaldi non riuscisse a terminare una messa, perché appunto aveva gli attacchi d'asma. E quindi abbiamo un bel problema, un prete che non può lavorare è un prete inutile. Tanto che Vivaldi per tutta la sua vita ha fatto un altro lavoro, ha fatto l'insegnante. Ma non ha insegnato in una scuola media, beato lui. Ha insegnato all'Ospedale Pio della Pietà. Spedale od ospedale, che non era un ospedale, perché che fai, insegni in un ospedale? Era un orfanotrofio. A Venezia, ovviamente, come in tutte le città criminali, c'era un problema di orfani. Si nasce un bimbo in più, che fai? O lo devi mantenere, oppure lo prendi e lo lasci fuori dalla porta di qualunque vicino di casa, di qualunque ente, e tanto ci pensano loro. E quindi c'erano diversi orfanotrofi a Venezia. L'ospedale Pio della Pietà, quello dove lavorava il nostro, era un orfanotrofio femminile. All'interno di questo, forse unica eccezione all'interno della storia dell'uomo, all'interno di questo orfanotrofio, alle fanciulle non solo veniva impartita un'educazione di base e forniti i mezzi per, scusate, devo girare il volante, per sopravvivere alla vita una volta uscite da qui, sopravvivenza che non era affatto scontata, ma l'ospedale Pio della Pietà, grazie alla presenza di Vivaldi, veniva fornita alle fanciulle che ivi si trovavano, per disgrazia, un'educazione musicale che era approfonditissima. Antonio Vivaldi era insegnante di canto, clavicembalo e violino all'interno di questo orfanotrofio, e le fanciulle che qui studiavano erano talmente famose da essere persino conosciute da alcuni regnanti. Pare che Carlo VI fosse un grande estimatore delle doti canore di queste fanciulle, e durante una sua visita si racconta che avvenne un incontro tra il re e Antonio Vivaldi. Pare che divennero, non dico amici, ma manifestarono la propria stima reciproca. In particolare il regnante manifesta stima per la musica di Antonio Vivaldi. E devo fare in fretta perché sta per arrivare al lavoro. E queste fanciulle erano conosciute come le putte, che quando lo spiego ai miei fanciulli delle medie cominciano a ridere, haha, putte, putte. In verità i putti sono degli angeli e le putte sono quindi degli angioletti. Sono gli angioli di Fiorucci, per chi sa, per chi aveva le magliette di Fiorucci negli anni 90. I famosi angioletti di Raffaello possono essere alati o apteri, senza ali, i putti. In questo caso non ci interessa, perché venivano assimilate a degli angeli. Cantavano, suonavano talmente bene, la loro voce era talmente angelica. E grande produzione musicale di Vivaldi è stata pensata per essere eseguita da loro in concerti pubblici. C'è un dipinto molto bello dove viene immortalato uno di questi momenti, dove la nobiltà, che probabilmente non era tanto nobile, di Venezia viene immortalata durante un concerto delle putte all'ospedale Pio della Pietà. Queste putte, tra l'altro, poi uscivano e, eccezione all'interno del panorama veneziano, avevano la possibilità di un riscatto sociale. Pare che queste potessero addirittura trovarsi un lavoro come insegnante e, udite udite, sposarsi e fare famiglia per un'orfana destinata alla prostituzione, alla criminalità e alla morte precoce. Questa era un qualcosa di incredibile. Come finisce la vita di Vivaldi? Prete che non dice messa, insegnante che tra l'altro viene accusato per male lingua di accompagnarsi in maniera sospetta alle sue fanciulle. A un certo punto, la faccio breve, cambia la moda, la musica di Vivaldi andava tantissimo di moda. A un certo punto
cambia la moda, comincia ad andare di moda la musica napoletana. Vi ha detto che nasce nel 1678, Vivaldi nel 1740 non è più di moda a Venezia, non riesce più a piazzare una sola opera, un solo spettacolo. E allora Vivaldi decide di trasferirsi a Vienna, andando a recuperare l'amicizia del suo antico amico Carlo VI. Si trasferisce, non a Venezia, a Vienna, scusate, si trasferisce a Vienna, svende tutto, svende casa, svende mobili, svende la sua musica viene utilizzata non più per essere eseguita, ma per incartare il pesce al mercato del pesce, povero diavolo, vale di più la sua carta della sua musica, lui la svende, si trasferisce ormai abbastanza anziano a Vienna, dove, accidenti, il re muore! Appena Vivaldi arriva a Vienna, lui è tutto contento, dice: mi prendo la casa qui vicino a questo teatrino, vado, busso alla porta al mio amico re, mi faccio dare i danè, mi faccio dare gli sghei. Ma appena lui arriva a Vienna, il re muore, non solo muore, ma dopo la morte di Carlo VI scoppia la cosiddetta guerra di successione austro-ungarica. E quindi, ragazzi miei, che volete fare? Durante una guerra ci sono soldi per tutto, l'abbiamo visto, o anche durante una pandemia, anche se questa non è una pandemia, mi è caduto tutto. Ci sono altre priorità rispetto alla musica, si pensa a mangiare, si pensa a vivere, si pensa a sopravvivere. E quindi il povero Vivaldi è arrivato a Venezia per fare l'affare, per ritrovare la gloria di un tempo, ma purtroppo ci capita esattamente nel momento sbagliato. Lui non vedrà la fine della guerra di successione austro-ungarica perché morirà prima. Arriva nel 1740 a Vienna, arriva nel 1740 a Vienna e muore nel 1741. Tra l'altro muore male, muore povero, muore completamente dimenticato, come rimane la sua musica per lungo tempo. Pensate che la musica di Antonio Vivaldi non viene più eseguita fino all'inizio del Novecento, dove viene ritrovata e viene completamente riscoperta. E quindi, ragazzi, questa è la vita spericolata e anche poco conosciuta, non abbiamo molte notizie biografiche del nostro personaggio, della prima, diciamo, del primo capitolo degli incontri, delle video lezioni di musica classica qui sul canale Patreon di 1940. Lasciatemi qui in calce qualche commento, qualche domanda, se conosco una risposta vi rispondo volentieri, se no vi lascio una faccina e ci vediamo tra qualche giorno per un nuovo episodio. Thank you.